Pronto Amadeus, sono King Ash. Volevo dirti se mi potevi mettere nella lista degli invitati di Sanremo perché non so, ma sicuramente è stato un errore, ovviamente, non è stato fatto apposta, quello lo capisco benissimo con tutti i problemi che avete e tutto. Non ho ricevuto l'invito. Allora, come ben sapete, questa è la settimana di Sanremo, la settimana della musica, della festa. E io, avendo un passato da trapper, da trapstar, ho intenzione di andare e di dimostrare ad Amadeus che doveva scegliermi e mettermi tra gli invitati come Lazza. Devo omologarmi tra tutti gli invitati, devo essere come loro. Voi non sapete ancora cosa sto andando a fare, però è una cosa essenziale per il video di Sanremo. Come stai? Raffaele. Mi ha schioccato fortissimo. È giunto il momento di tatuarsi. Ovviamente sono finti perché non faccio i tatuaggi veri. Bro! La trap! Senti! Io avevo messo una storia su Instagram all'ultimo, ho detto c'è qualcuno che... E lui mi ha risposto. E adesso siamo qua, letteralmente io devo partire domani mattina. E grazie a lui abbiamo i tatuaggi finti. C'è il copyright, c'è il copyright, non puoi squillare te. Togliernene il più possibile. Il copyright, il copyright, dobbiamo mutare ogni volta che squilla. Perché no, i tatuaggi secondo me non sono fatti a caso. Cioè tipo ogni significato qua cosa vuol dire? Tigre. Cos'è che è successo nella mia vita che può dire? Quella volta che ero andato nella savana egiziana e il tipo ha iniziato a frustarmi perché non prendevo le cose apposta. E lì magari posso dire che ero una tigre perché le tigre vengono frustate di solito. Questo cos'è, un elefante? Quanto peso? Ok, perfetto. Il tatuaggio che hai fatto qua è stato doloroso? Questo qua non riusciresti a supportarlo. Devi raggiungere una soglia di follower per riuscire a supportare questi dolori qua. Guardalo! Guardalo! Ti faccio vedere il tatuaggio che avevano fatto a mio amico. È una salsa di soia a forma di dinosauro. Tipo un appassionato di sushi, cosa così. Non so se voi conoscete Marco Togni. Sì. Ok, perfetto. E lui aveva fatto una challenge con Marco Togni. E Marco Togni ha detto: a 50 like a questo post qui. Non so se. A 50 like su questo post qui devi fare questo tatuaggio a forma di salsa di soia e dinosauro. E lui l'ha fatto. Adesso l'autotune integrato. Scusi, lei adesso è intimorito dai miei tatuaggi? No, assolutamente. Pensavo che i tatuaggi cambiassero la persona. No, assolutamente. Devo tatuarmi tutto il corpo. Devo cercare di raggiungere quel livello di intimorazione nel cuore delle persone per far sì che quando loro mi vedano cambino strada. Mi sono anche fatto la doccia in realtà. Guardate, sono ancora, cioè, sembrano ancora più veri secondo me, perché manca ancora dei pezzi, sembrano meno lucidi. Dobbiamo fare qualcosa che ricordi la musica, qualcosa che ricordi la trap. Scrivi Amadeus. Scrivi qualcosa, bro. Che cosa scrivono i rapper? Ti segno di Sfera e Basta da qualche parte, perché ci serve per carriare da tutti. Ti prego Sfera, il mio compleanno è il 10 febbraio, non so quando uscirà questo video, però per favore fammi degli auguri, fammi qualcosa, ti prego, fammi gli auguri, ti supplico. Scrivi star qua da qualche parte. Scrivi trap, poi rap, poi hip hop. Sì, perché colori. Siamo un mix di tutto. Io volevo prendere un secondo per ringraziare lo sponsor del video, che è www.kingash.it. andate, prendete il vostro merch, comprate la maglietta, fate qualcosa, perché Sanremo, il viaggio non si paga da solo. Grazie mille per tutto il supporto che mi stai dando. Sono andati sold out dei cappellini e ci sono pochissime taglie di felpe. Sfruttate la vostra intelligenza, compratelo ora per rivenderlo in futuro quando sarò un mega famoso, quando magari morirò come gli artisti. Sono tipo una specie di in presente, come si chiama, Leonardo DiCaprio, quello che disegnava. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, okay. Mi sono confuso. Prima le opere non valevano niente, dopo la morte valgono un botto. Siamo partiti con un bel po' di benzina. Ovviamente non è che posso leggere nel pensiero la macchina. Al primo benzinaio che vedi in autostrada, fermati che facciamo rifornimento. È andato dritto. Non è riuscito a fermarsi. Rischiamo di rimanere a secco. E siamo partiti da neanche 40 minuti. Stiamo andando da 30 km e da 30... Any station. Dov'è? Qua. Sanremo, arriviamo! Ci siamo, ci sono 15 gradi. Fa più caldo dell'Egitto. Siamo arrivati a Sanremo? Però non sento la musica. Mi scusi, Amadeus, dove sta? In centro, non qua. Cosa dobbiamo scrivere sul GPS? Amadeus, cosa dobbiamo scrivere? Piazza Colombo. Grazie mille. Qua tutti conoscono Amadeus. C'è un sindaco a Sanremo? O è Amadeus il sindaco di Sanremo? Ma se sei, lo sto scherzando. Io mi aspettavo che pure le pizzerie si chiamassero pizzeria da Amadeus. Tecnocasa non deve esistere. Affittasi casa Amadeus. Mi scusi, dove sono tutti gli artisti? Dove posso trovarli tutti? So qualsiasi persona di fama, comunque superiore ai 30 follower. E lei non ha un posto da consigliarci, magari un posto così nascosto. Com'è, a pagamento il posto? No. Sì, sì! Non si preoccupi, non si spaventi, tutti i tatuaggi sono falsi, eh. Finché è la musica che vi fa stare così, va benissimo. Come si chiamano le persone che abitano a San Marino? Sammarintesi? Come si chiama? Sanmarinesi. Sanmarinesi, ok, no, però mi scusi. Siamo a Sanremo. Ah, è una professoressa. Come si chiama la sua classe che sicuramente guarderanno questo video? Un saluto alla classe della prima B di Sanremo. Appena ho messo piede a Sanremo, la musica mi è entrata nel corpo. Mi giudichi questo acuto. Questo qua era un sol di fa. Grazie mille. Sanremo, siamo arrivati! Amadeus! Madonna! Ma chi è?
sembro davvero un cantante adesso. Siamo pronti! Voi siete pronti? Sì! Siamo pronti! Per entrare, ti vuole il pass. Io sono un cantante molto conosciuto. Riccardo. Piacere mio. Testi. Meravigliami. Rolla il tempo delle cattedrali. Incredibile! Lui deve andare a Sanremo! Signori NPC di Sanremo, vi auguro una buonissima giornata. Era una quest da fare qua a Sanremo. Se non la facevamo non potevamo andare avanti. Qua a Sanremo non mi capiscono perché devo rappare ogni volta che canto. Hey yo, what's up bro, when I was there, when I was there from. L'avrà capito. Se non faccio una frase rap ogni volta che parlo non mi capiranno mai. Noi andiamo all'Ariston, volete guidarci? Vai. Sono molto felice di aver trovato delle persone come me adesso. Mi sento molto a mio agio. Qual è la tua missione qua? La mia missione è fare un concerto in mezzo a Sanremo. Copiano pure gli alberghi di Milano qua. Salve! Signor cantante, qua o sono tutti cantanti o producer musicali. È la Rai, dobbiamo far sentire la nostra voce. Dobbiamo protestare per cambiare le regole e le leggi di Sanremo. Io mi sono iscritto l'anno scorso e non mi hanno ancora accettato. Free, free, free. No, Fedez è sempre là sopra. Federico Di Lucia è là sopra. Voglio farmi firmare dalla sua etichetta. Passami la cassa. Mi metti cigno nero di Fedez. Fammi firmare dentro la tua etichetta. Firmatevi dalla vostra etichetta musicale. La lacrima che brucia tanto la consuma. E tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora. Ti prego, firmami, ti prego. Mi sono fatto i tatuaggi, ti prego. La lacrima che brucia tanto la consuma. Il senso dedico. E tutto ciò che ho perso io lo perdo ancora. Firmami, firmami, firmami della tua etichetta. Ti prego, Fedez! Salve, posso sapere cosa stai facendo? Io sono qui a farmi sentire da Federico Di Lucia per farmi firmare nella sua grande etichetta. Quindi sei un super mega fan. Sono un super mega artista. Seguitemi tutti su Spotify, Testic, Olo. Ti sei fatto pure i tatuaggi finti per Fedra? Ogni tatuaggio ha un significato. La carpa è perché mi piace il pesce. Qua abbiamo un leone. Il leone rappresenta il fatto che quando ero piccolo, quando le prendevo da mio padre, comunque quando lui mi spaccava la transenna addosso, io uscivo e lui comunque rimaneva il mio leone. Mi hanno detto che c'è Fedez, se c'è lassù. Posso anche cantare se c'è Blanco. Io mi vendo davvero subito. Basta che ci sia qualche etichetta a prendermi. A me non cambi. C'hai un pezzo tuo oppure fai solo un cover? Ce l'ho un pezzo mio. Come hai detto che ti chiami? Testic Olo. Pezzo come si chiama? Non lasciarmi più. Amadeus. Non lasciarmi più Amadeus. Con non lasciarmi più Amadeus canta Testic Olo. Quando ero bambino guardavo sempre Sanremo e non mangerò più il couscous. Ti prego rispondi Amadeus, sono arrivato qui solo per te. Ti prego e so che non sono vero. Ti prego accettami a Sanremo, sono qui no couscous Amadeus. Non ci posso credere, qua il budget è davvero diminuito un sacco. Prima l'Ariston era nell'Ariston, adesso è nell'OVS. Amadeus! Scusate, è un po' di confusione nella testa. Voi per chi fate stasera? Per l'Inter. Chi è? Chi è? Come si chiama? Come si chiama? Mi aiuti, la prego. Ciao Gianluca! Firmami nella tua etichetta, Gianluca! Gianluca! A sinistra! Sono qua! Olli! Olli o Molly? Non mi ricordo come si chiama. Olli! Ti prego! Ti supplico! Ti prego! Andiamo! Non mi ha neanche chiamato col mio nome d'artista, ma col mio vero nome. Perché io d'artista mi chiamo Testic Olo. Guarda, io non lo so. Ti prego, se vuoi fare un feat con me un giorno, io sono qua. Ti quel cappello, è vero il cappello! È vero il cappello! Comprato su Shopify! Olli, 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 olli. Pari hotel c'è qualcuno di famoso? Sì, ci sono Lazza. Il signor Albert Einstein! Signor Albert? Qualcuno di voi ha balzato scuola oggi? Sì, devo riempire. Io non voglio essere la persona che dice non balzate la scuola, ma non balzate la scuola. Dobbiamo farci amico qualcuno che è molto importante qua a Sanremo. Qualcuno che abbia il badge con tutti i colori, capito? Non ha il full optional sul badge. 100 voti al suo cantante preferito, 5 euro. 200 voti, 8 euro. Se vuole può anche mandarmi un messaggio e mi trova davanti all'Ariston domani sera. Non posso fermarmi se non mi arresta. Devo battere la bambina. Canto la canzone di Blanco. Questa ragazza andrà in alto. Un applauso! Oh! Un passaggio, ti prego!
un passaggio in macchina. Quando mi vedo con le persone famose e ricche mi parte la voglia di arricchirmi con loro. La prego, rimanga ad ascoltarmi. Come fa Milano? Non basta, non un miliardo. Amo questa vita e questo fottuto disagio. E mi fai sentire vivo. Dove sono i fiori? Oh, il tuo sapore è l'eco del mio dolore. Ma volevi fosse mia, 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 mia. Anche se zoom sulla faccia. Espressività come me sull'isola delle rose. Che quando canto mi emoziono. L'emozione ci vuole. Adesso ti sei rilassato tanto. Come ti chiami? Testic Olo. Tutto il muco sulle dita. Il signoresse è su Radio 104 104 104 104. Il nostro artista preferito Abdelhalim Hafez. Ho uno scoop da dire in diretta per mia mamma. Sto per salutare mia mamma in diretta. Sto per salutare mia mamma in diretta. Ma sei un artista? Sì, canto. Io sono un rapper emergente. Amadeus, io gli scrivo ogni giorno, ogni sera, ogni momento per far sì che lui mi accetti a Sanremo. Ho scritto a Lazio, ho scritto a Da Supremo, ho scritto a Fedez, a Federico Di Lucia, a Chiara Ferragni, il profilo Leone, il profilo della babysitter di Leone. Potresti essere denunciato. Speriamo di no. Saluto mia mamma, mia cugina, mia nonna, tutta la gang delle persone che mi seguono. Saluto zona 7, zona 8, zona 9, la squadra blu, la squadra rossa. Grazie mille. Ciao mamma, ciao mamma. Mi stava aspettando Lazza. Sì. Posso entrare per salutare il mio amico Lazza? Zero proprio. Dobbiamo far uscire Lazza. Per lei, per noi, per tutto il mondo. Lazza, 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 Lazza. Non esce. Devo cantare una sua canzone per forza. Sei l'ennesimo sbaglio che potevo anche evitare. Tanto lo sai. Sarà tossico che non mi farà più come una volta. Due butta fuori, mi stanno scortando alla porta. Posso stupirti con un mio pezzo? Vai, vai, sono proprio curioso, vai, è vai, per vai. Milano, un po' di casino, Milano. E poi mi annego, sono qui a Sanremo. Perché? Perché? Sono qui con me. Perché? Perché? C'era nessuno qua con me. Ho sofferto tanto. Mamma, perché? Perché? Va bene. Sono molto pronto e anche lui è pronto. Un urlo per Lazza! Ragazzi, votate Lazza o è inutile che accendete la televisione? Votate Lazza! Adesso gli dico una cosa. 5 euro 100 voti, 8 euro 200 voti, 15 euro 700 voti. Ho detto che era mio amico, gliel'ho detto che era mio amico. Sei un vero mito. Ti voglio bene. Ho detto che vuoi che fa il fit con me. Soddisfatto che ho fatto uscire Lazza? È soddisfatto? Sono contentissimo, bravo. Grazie. Io legalmente 20, però dico alle persone 18 così mi fanno entrare gratis nei posti e pago il biglietto minimo al cinema. Bravo, bravo, bravo. Grazie mille. Allora, che è successo l'incredibile, ma questo non è solo grazie a voi che eravate lì presenti come mentre giravo il video, ma è anche grazie a Dio, perché è assurdo quello che è successo. Adesso però abbiamo fame, abbiamo portato dei toast, del formaggio e adesso pranziamo. Allora abbiamo improvvisato una mezza cucina, abbiamo la Filadelfia qua, abbiamo le altre cose. Stiamo mangiando. Buon appetito, ragazzi. Amadeus! Amadeus! Ho visto uscire Amadeus! Ho visto uscire Amadeus! Amadeus! Tutti al mio concerto! Andiamo a fare il concerto! Al concerto! Al concerto! Al concerto! Kick e Siri di Da Supreme. Fare fuori gli Isnic, manco io detto. Ma credo che il karma giri. Faccio slalom tra le bici come in pezzi. A volte mi senti, mi ha preso un filo. Me lo sentiamo, mi ha preso un palo. Me la sento la to see you waiting. Oh, scusami. Ciao. Come ti chiami? Marco. Siamo qua con Andrea. Come ti è sembrato questo concerto? Quello di Testic? Sì. Bellissimo. Hai ascoltato il concerto di King Gash? No, purtroppo non so cosa si è perso. Riusciamo a contattare King Gash per la signora? Sì, aspetta. Vai, vai, vai. Vediamo. Professoressa! Un applauso alla professoressa migliore d'Italia.